subito siamo tornati qua in cucina con questi due miei amici, una volta ogni 14 giorni, sempre di lunedì, arrivano come lunedì. Questo non è tanto bello, ma comunque nel caso stradale è bellissimo perché ricomincia la nostra settimana di puntate. Sono Mr., ladies and gentlemen, Alessandro Corvino e Simone Cucchi. Buonasera. Buonasera a tutti. E allora oggi nella cucina di Tadà, fritto misto e cestino di alici marinate. E vai. Però prima di iniziare con la nostra squisitissima ricetta, che anche voi potete divertirvi da casa a rifarvi, a rifare, qualora naturalmente vi intrigasse di sapere come il Corvino e come il Cucchi propongono il loro fritto misto di pesce, io vi do una notizia oserei dire di pubblica utilità. Sapevate che l'olio esausto, ovvero l'olio che è stato usato, può essere altamente inquinante? Ebbene, oggi potete essere tutti quanti eco-friendly sul territorio toscano. Perché? Perché è arrivato Holly e noi ce l'abbiamo, il sistema integrato di raccolta e riciclo dell'olio alimentare esausto. Il cittadino può usufruire del servizio della raccolta in modo semplice, sicuro e gratuito. Che vuol dire? Vuol dire che l'olio che viene utilizzato naturalmente in cucina e che poi non ne può più, come potete vedere, avrà una sua casina, che si chiama appunto la casina di Holly. Eccola qui, la vedete, la casina di Holly, all'interno della quale naturalmente, o Holly Box, nell'area di interesse si può rovesciare poi l'olio che avete raccolto. Che abbiamo raccolto in maniera del tutto gratuita. Questo è possibile farlo su tutti i territori della Toscana e se volete sapere di più, perché sennò ci stiamo una giornata a spiegare tutta l'articolazione del sistema, c'è anche un sito al quale potete rifarvi. In fatto di Holly dovete rifarvi a www.eco.energia.com, scritto tutto minuscolo, voi andate a vedere e leggete un po' questa novità assoluta, estremamente amica della natura. E poi se rispettiamo naturalmente l'ecologia e la natura, siamo tutti meglio. Quindi ricicliamo, mi raccomando, fate i bravi, non costa niente. È vero, è forza Holly, vai. Allora andiamo a cominciare. Dopo Holly, che noi poi metteremo l'esausto naturalmente nella casetta, nel box, andiamo subito con la lista degli ingredienti immancabile. Prego. Piace detta così? Perfetto. E allora, che cosa occorre per fare il cestino di alici marinate e il pesce fritto? Fritto misto per noi, facilissimo. 150 g di alici, 4 gamberoni, 100 g di totani, un filetto dorata, 3 litri di olio da frittura, farina 0 quanto basta. Chi parla, chi inizia? Ci siamo dimenticati, andate. La pasta sfoglia per il cestino. Ah, è vero. Che si fa? No, noi l'abbiamo fatta, ci siamo dimenticati di mettere come nella si lista. Fa la pasta sfoglia, velocissimo, abbiamo anche gli ingredienti. Vai Alessandro. Allora, la pasta sfoglia si fa farina, sale e acqua, viene fatta una sfoglia, una pasta, una pastella si chiama. Dopo ci si metterà il rosolino già fatto, no? No, comprate, no, fatevelo a casa, lei è meglio, dai retta a me. Così in questa maniera, poi dopo ci va messo dentro 3 etti di burro su un chilo e mezzo, 500 grammi di farina, mettete 150 grammi di burro. E date i giri, uno in tre, uno in quattro, un tre, uno in quattro. E il giorno dopo è pronta. Prego. Allora, io mi sono messa qua perché l'olio ovviamente può schizzare e tengo la mia salute, essendo quella di Cucchi. Allora, il Cucchi ha buttato degli spaghetti dentro l'olio bollente. Ecco. Sì, non sapevi che facci. Ho detto, per fare lì il nido? Ci facciamo un nido decorativo. Decorativo, guardate un po' che meraviglia. Allora, intanto che Alessandro creatività. Ci comincia a tagliare le verdurine. Ecco, Alessandro, descrivi. Allora, io sto facendo il taglio che mi ha chiesto lo chef, che mi ha chiesto un taglio particolare. A pulire i gamberi. Lui intanto pulisce i gamberi. Ah, io devo fare un saluto perché danzi la mamma. Facciamo un saluto all'Arianna. Te la ricordi l'Ariannina? Sì, l'Arianna Lapi. Brava, salutaci. Ciao Arianna! Arianna, ti mando un bacione. Allora. Arianna è molto attenta al mio look. È vero, me lo dice sempre. Sì. Ci ha visto me della vestita ieri. Voglio tanto bene, una brava ragazza. Questo? Senti, ti dicevo, ma te come ti ha fatto un ferie? Tutto a posto? Ferie? A te? In ferie, mentre si andava in ferie, tutto bene? Bene, tutto a posto. Io ti seguo, sono sempre qui caldo, t'avevi il caldo, e che t'avevi? Avevo il clima bollente del Qatar, so hot. Quelle no, quelle petta sulla pastella. Come dire. Allora. Sì, avevo il clima bollente del Qatar e mi mancava tanto la mia bella Italia, dove poi però ho passato praticamente un mese sulle coste vestigliesi. Allora, quindi non è che proprio mi è andata malissimo. Dorata. Sì. Arrivo. Allora, intanto cominciamo a fare le verdurine, le mettiamo in una pastellina di farina e acqua gassata, fredda, tra di così mio, ci viene croccante. E gira dall'altra parte. Prego.
Voi state facendo un po' troppa confusione. Allora, lui taglia, te descrivi cosa e io descrivo. Facciamo questa pastellina con acqua gassata, farina, sale e la mettiamo in frigo, che deve essere bella fredda. E adesso andiamo a friggere le nostre verdurine. Mi ha messo a fare taglio di pesce stasera, siamo a posto. Oh, vai. Ma dai, mettiamo su a 6, Ale. Guarda che fritturina si fa stasera. Poi, nel frattempo, noi abbiamo già preparato per motivi logistici i cestini di pasta sfoglia. Bene, Alessandro. Certo, perché Alessandro ci ha detto che il procedimento ovviamente richiede di più dei nostri 20 minuti, che adesso sono 15. Ah, esatto. Eccole qui, non si possono assaggiare ancora, no. Però. Cosa vuoi assaggiare? Questi. No, oh, dopo, dai, ven via. Non posso assaggiare. Facciamo nulla, le cose più benino, dai. Comincia Alessandro. No, vai a friggere limone. Limone? Guarda la tua moglie dove sei nascosta oggi, che io la vedo, sai. La vedo. Siccome l'altra volta l'abbiamo beccata sinistra, questa volta dice aspetta, mi metto sulla destra. Ma tanto ti si becca lo stesso. Tanto lei gira e ti rigira, è tremenda. È tremenda, si nasconde sempre. Allora, attenzione. Oh, quale ti garba di più di fiori qui? Tutte e due li uso. Ah, bene, ok. Questo, Ale, butta via roba sopra di te. Bene. Belli come il sole, eh. Guarda, tutto bello a posto. Allora, cominciamo con il nostro cestino. Vai, la dice. Vieni, Alessandro. Sì. Siete veloci, eh. No, veloci, guarda, sta andando piano. Le alici le abbiamo già marinate con una marinatura racconta, di... racconta. Tempi e modalità. Aceto bianco, limone e acqua, sale e pepe. E le cestone fè? 10-12 ore. Bene. Tutte a calare torno, come si era detto prima. Molto, molto, molto bene. Molto bene. Hai visto come si fa? Vado a spettacolo. Tanto io vado a mangiare da cucchi questa roba. Penserai, io non sono del partito che le fa a casa, eh. No. Sì. Non ci penso neanche. Ma nemmeno io le fa a casa. Questo si può mangiare, ma fai ristorante. Di spaghetto. E lo spaghetto fritto? È buono, è buono. Lo spaghetto fritto. Ma come mai fritto è buono anche la ciabatta, anche lo spaghetto? Ha ragione la mia io, nonna. Ho fatto uno scherzo ai miei colleghi di lavoro. Ragazzi, è buono anche lo spaghetto fritto, ma stiamo scherzando? Io ho fritto il cartone. Gli ho impanato il cartone e gliel'ho dato come milanese. A chi? Ai miei colleghi di lavoro. L'ha mangiato? No, gliel'ho detto subito dopo, però a una prima occhiata. Ora piglia una bella denuncia lui. Zamblè dopo la diretta. A me lo sta zitto, Maremma Gnuda. Ancora, Ale. No, me l'ho preoccupata, ho detto guarda siamo in diretta, eh. Maremma Gnuda. Io tiro fuori l'hashtag della mia Maremma Gnuda direttrice diletta, che sarebbe hashtag non sono democratica, quando sa di aver ragione, Sì, in senso buono, ovviamente, sì. Ovviamente in senso bonario. Ma noi ci si diverte. Lo facciamo per scherzare, proprio perché invece qui siamo molto democratici, ci possiamo permettere anche un pochino di scherzare. Allora, guarda, eh? Guarda, con questa pastellina il fritto non è moscio. Proprio durino, durino. Durino, durino. No, scusate, io, boh. Io, ragazzi, comunque, voi, io non lo so. No, e lo sai, cookie, vai. Se volete il VM 18 quando si fa la cucina, no, non ma voi siete troppo maliziosi. Ma cookie, mi raccomando, chef, ti va bene o sì? Sabato sera alle 21 si guarda Eva Luna su RTV 38, vabbè. Una fiction. Pomodorini li metto, caro? Oh, io già sogno, sono già lì. Come tu li vuoi mettere? Questo deve andare su a calare e lui ci deve andare sopra così. E altre acciughe sopra e il pomodorino tutto in mezzo. Bene, bene. Bisogna dire che fa lo chef, ragazzi, eh. Se no, è un casino. Vuoi assaggiare? Finalmente. Oddio, ma brucia. No, uscio dal fuoco. Ma il sale non l'hai messo? C'è già anche il sale. L'ho provato a fare in frigo, ma non c'è. Io boh. Senti là. Ti senti da qui croccare. Senta, posso prendere le cose intanto, chef, i pomodori? Sì. Oh, vai. Poi dopo ti pulisci il piatto, eh? Certo, la zucchina fritta. Dio, è buona di nulla, eh? Più buona di quella al vapore.
La pastella con che cosa l'hai fatta? Ripetiamo. La pastella l'abbiamo fatta con acqua gassata, farina, sale e pepe. Dietro. Va indietro perché è periolosso laggiù il cookie, eh? Vai! Io te lo dico, è periolosissimo, eh? Vai, vai! Vai! Io ma... Ma andate, vuol dire mia scappare, andate, eh? Andate e portate a me le zucchine fritte! Sì, amore, arrivo subito, prego! Vai! Bounce, bounce! Allora... Oh mamma, è caduta anche una! Sto andando... Elsa. Che tu dici? Non si capiva nulla. Sei. Babbo. Avete finito di sfriccicettare? No. No. Non posso mica condurre da qui, eh. No, no, sta lì, sta lì. Ti vedano. Insomma. Ti vedano. Racconta cosa stai facendo, che sei troppo... Io e sto mettendo in atto l'operazione... Taglia i totani. Aspetta, finisco prima di fare quello, no? Sì. Sto facendo un atto a Torre Eiffel. Vedi? Gliela sto facendo proprio a Torre Eiffel, vedi? Che bella! Oh, me l'ha detto lo chef, eh. Ma non quello è un antipasto? Quello è un antipasto. Pastino. Antipastone. Antipastino, per gente come noi è un antipastino. Te li taglio in due, chef? Anche in tre. Quelli qua, bellini, dai, in due. Allora. Poi. Questo è finito. Quello è finito. Descrivilo, chef. Allora, abbiamo un cestino di pasta sfoglia con alici marinate e una bruschettina di pomodoro con aglio, olio e sale e pepe. Corvino, ripeti modalità e tempi della pasta sfoglia. Allora, signori, prendete 200 grammi di farina forte, 00 forte. Metteteci dentro, insieme alla farina, 5 grammi di sale e 500 grammi d'acqua. La impastate, fate la pastella, vendetto in pasticceria, poi fate riposare, prendete un etto e mezzo di burro, lo mettete dentro schiacciato, morbido, e gli date un giro in tre, subito. È un giro in quattro, fate riposare mezz'ora e date due giri in quattro. E dopo un'oretta fatta la sfoglia, un'ora e mezza, è pronta per fare questo cestino. Bene. Servo totami? Okay, eccoci. Dai, farina butta giù. Dentro. Arrivo, chef. Lo chef stasera viaggia a Scheggi. Attenzione, perché i totami hanno il brutto vizio di scoppiettare. Però vado? Sono buoni. Vai! Sì. Filo? Vai, vai. Prego. Vado all'operazione, in due a friggere, che spettacolo. Ora si mette anche la Francesca a friggere. No. Sì. Io mangio. No, no. Questa tu... levala così si spenge questo. Dopo la levo, fammi infilare totani. Ma questi cosa sono? Quelli sono degli avanzini, c'erano rimasti di pasta sfoglia, ti abbiamo fatto la decorazione. Bella. Buona. Vedi qua. Sì. Buona, eh? Buona? Mm? L'ho rubata io. Giù. Prego, vai. Poi? Da dire poi dopo un viaggio. Allora, tieni, te cuoci. Sì. Andiamo a impiattare tutto. Sì. Allora, questo va via. Quindi si usa il cestino, eh? Il cestino si usa? No, non si usa il cestino. Che cestino? Si usa il nido, pardon. Il nido, sì. E lo si adagia. Che cosa abbiamo scelto di pesciolini? I pesciolini abbiamo messo crostacei, molluschi anche. Abbiamo messo gamberoni, abbiamo messo totani, abbiamo messo un'orata sfilettata e delle alici. Qual è il segreto per un buon fritto? L'olio caldissimo, pulito, nuovo. Quindi quello esausto, con quello esausto non si frigge, ma si mette nella casetta Olly. Ma si manda Olly, il nostro amico Olly. Olly, Olly. C'è anche Benji, ma quello è un cartone. Comunque ti sta bene sto viola, diamoci la verità, dai. Mamma mia. E tu sei, allora, tu sei in tiro stasera, c'è poco da fare. Federico Chiesa, no, come un simulatore, dopo tutto quello che succede ogni
giornata di campionato mi pare un po' eccessivo, visto che poi anche il secondo rigore c'era, e che comunque se vale il principio che l'arbitro è un uomo può sempre sbagliare, non vedo perché non valga. Ma come mai quando sbaglia per la Fiorentina si è sempre a vociare quando sbagliano per gli altri? Ammesso che sia un errore o meno, perché a seconda di dove lo vedi quel fallo c'è o non c'è. Comunque non facciamo adesso la tribuna sportiva, però questo vuole essere un segno, diciamo così, un po' di mia solidarietà nei confronti di questa Fiorentina che, diciamocelo, ieri non ha giocato bene. Non ha giocato benissimo, però siccome il risultato non conta ma è tutto, come dicevano quelli molto più bravi di me, comunque ha portato a casa una bella vittoria, non è poco, in casa contro l'Atalanta, e quindi 2-0 e quindi ciaone. Ciao a tutti. E quindi io che squadra tifo, visto il colore? Mi verrebbe da dire la Fiorentina, così a cazzotto. Molto Fiorentina, direi proprio viola nel cuore, viola nel sangue. Eccoci. Dai, viola. Bene. Sì. Quindi? Andiamo tutto. Vieni. Ora ti pulisco tutto là, te vai avanti sulla spiegazione. L'olio che vedete qui, che adesso dovrà essere necessariamente raffreddato, poi verrà inserito, come ho detto prima, nella casetta Olli che vedete qua. Ecco la si mette dentro Olli, la casetta di Olli. Perché è esausto e non si riutilizza per la frittura. Cioè, una volta che avete utilizzato... Una volta fritto, ciaone. Una volta che è fritto, ciaone, non si fa più. Questa è garanzia di qualità del vostro fritto misto, di qualunque natura esso sia. E se andate nei ristoranti, in uno dei tanti che gestisce appunto il Simone Cucchi, sappiate tutti che lui l'olio esausto lo usa una volta e poi mette del nuovo. Però Simone Cucchi, cioè, io lavoro al forno... Ti ha detto dove lavoro io, no? Dillo! Io lavoro al forno Fioravanti, a Scarperia. Salutiamo tutti i signori del forno, Walter, Lucia, Andrea e Monica anche. Per e par condicio facciamo salutare anche il Cucchi, vai Cucchi. No, io saluto tutti i miei colleghi, i nomi non li dico perché sono tanti. E basta, non saluto più nessuno oggi. La moglie, che sei? No, la moglie sta bene. Non si saluta. Ma allora, l'ha assaggiato questo fritto, è buono? Un attimo, devo assaggiare tutto. Ora un, due, tre, che il polipetto venga a me. Beata te, dice mi nipote. Buono, eh? Ah, è buono? Si assaggia la canone. Senti, è un fritto no. Ora assaggio anche il totano. Oggi è plurimo, vieni, Hulk, assaggiamolo anche noi. Assaggio, un, due, tre, che il totanino venga a me. Vediamo se è capace di farlo sto ragazzo. Buono, eh? Un, due, tre, che? Il totanino. Il totanino venga a me. Buono. Si fa a mangiare, però, Bravo. Bravo. E quello che lo assaggi, Alice? Un attimo, con calma, ho cominciato dal secondo io. Io, chi è che mi apre le gambe? Io, amore, te l'apro subito. Vai. Lo mangi sgusciato, vero tesoro? Certo, secondo te. Una finellina come me. Poi qui cosa c'è da assaggiare? Alice, dorata. Questa è l'orata? No, quella è zucchina, amore, questa ecco. È l'orata. Allora, dice zucchina orata, no, ma non avevo visto il colore, scusami. Senza lische, vero? Posso senza andare lische, tranquilla? Senza lische, mi sono messo lì prima, l'ho levate tutte. Meno male, vediamo, eh. Un, due, tre, che l'orata venga a me. Buona, buona la colorata, Tutta roba fresca, amore. Aiuto. Trato la lisca. Becca una. Ma l'aveva pulita, anche. Te lo dico, l'ho visto io. Vai, vai, parlate. Mangia questo, ti è meglio, dai. Lascia il gamberone lì. Insomma, questi piatti sono bellissimi davvero stasera, diamo la verità. Sì, davvero, siete molto trionfanti. Tieni gamberone, cara. Grazie. Ma poi è bello questo spaghetto sotto, vedi, fritto. Non si vede tanto a giro un piatto così, Pesce per Benigno, pure si buono. Si vede anche ma il cestino devo assaggiare? Il cestino ora si può smontare a questo punto? Ho capito, mi vorrei mia far dare il morso lì perché sporco allora, aspetta, io te lo smonto. Pezzettino, via. Un pezzettino col coltello, tieni. Smontiamoci. Dai. Piano, Corvino. Io sono pieno. Oggi è più in forma del giorno di fa. L'altra volta sì, l'altra volta era un po' spento. Che era successo col vino l'altra volta? Nulla. Ero emozionato, t'ho rivisto dopo tanto tempo. Mi ero emozionato. Ah, sì, prego. Così la devo mangiare la licina? Pronta? Un, due, tre, che la licina venga a me? Ah. Come lei? Come lei? Buono. Io la basta. Parecchio, Non l'avrei mai detto. Visto? Ah, ragazzi, via, i cookies sa cucinare, via, diciamolo. Io oggi gli ho fatto da aiuto, Non sono stato niente di per tutto. No, veramente hai fatto anche la pasta sfoglia. Vabbè, quella. Pasta sfoglia che poi può essere utilizzata in tantissimi altri modi. Si può fare le pizzettine. Come dolci, anche come dolci. Il prosciutto cotto e il formaggio, esatto. Per esempio, se non amate il pesce. Diciamo che è un piatto un po' trasversale. Comunque, ci par di capire che il segreto del piatto principe di oggi, che è appunto
il pesce fritto, esatto, sia proprio l'olio da frittura. Avete utilizzato quale tipologia di olio per la frittura? Olio di semi, no? L'olio dei semi, quindi... Che olio dei semi? Olio di semi? Olio di semi. Allora, olio di semi, perché? Perché hanno utilizzato olio di semi? Perché ve lo dico io, perché... Loro sono del partito che l'olio di semi sia più leggero in frittura, esatto, nella maduratura, esatto, più croccante. Ma questo è un olio specifico per frittura, eh? Non è l'olio di semi normale. Eccoci, quindi. È un olio studiato specifico per le fritture, che resiste in alte temperature, ha un punto di fumo più alto. Guarda, e guarda la differenza tra questo e questo, guardate. Guardate, dopo la frittura l'olio è ancora bello chiaro. Però siccome è esausto, va a finire in olli. Va a finire in olli, da olio. Che ci aspetta. C'ha pure la casetta. Bellina. Mette la casetta d'olli. Mi ricorda la Polly Pocket, no, la casetta dell'olio esausto. Così se l'olio si va a riposare, ma vabbè, poi viene convertito secondo un procedimento che potete naturalmente vedere sul sito internet di cui vi parlavo poc'anzi. Bene? E non c'è più tempo, via tempo scuse. No. Niente! Tanto volevo dire a tutti che non tocca nulla. Basta! Ciao! Linea l'informazione, ci vediamo domani. Formazione. Ciao! Ciao! Ciaone, ciao! Ciao! Ciao è un altro. Poi si spieghi ciao. Oi.